Lamberto Sposini, finalmente la bellissima notizia di poco fa. Lui ha. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie. Il noto giornalista Lamberto Sposini sta facendo progressi da gigante dopo essere stato colpito da un'emorragia cerebrale durante le prove del programma La vita in diretta, che conduceva in coppia con Mara Venier. Questa notizia è davvero sorprendente e ci lascia tutti con il fiato sospeso. Si tratta di una vera e propria battaglia per il giornalista, ma giorno dopo giorno sembra avvicinarsi sempre di più a un recupero quasi totale. L'indomito Lamberto Sposini non è solo in questa lotta. La sua ex compagna Sabina Donadio è rimasta al suo fianco in tutti questi anni di difficoltà. È stata proprio lei a comunicare al pubblico i progressi dell'ex conduttore, riempiendo i cuori dei fan di speranza e gratitudine. Ma c'è di più dietro questa storia di coraggio e resilienza. Dopo il malore, è stata avanzata una richiesta di risarcimento milionario alla RAI, accusata di aver ritardato i soccorsi. Tuttavia, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta, lasciando tutti a interrogarsi sulle reali circostanze di quel tragico giorno. La RAI, dal canto suo, si è trincerata dietro un muro di silenzio, sostenendo che, essendoci un giudizio in corso, non è opportuno parlare della questione. Nel frattempo, il legale di Sposini insiste sul fatto che il conduttore non è stato soccorso in modo adeguato sul posto di lavoro, un aspetto che solleva interrogativi sulla sicurezza e l'efficienza dei soccorsi in RAI. Mentre il 118 nel centro cittadino garantisce un intervento entro 8 minuti, nel caso di Sposini ne sono passati quasi 50. Una discrepanza che fa riflettere e solleva ulteriori domande sulla gestione delle emergenze. La prossima udienza d'appello è fissata per il 21 maggio, un evento che tutti aspettano con ansia per conoscere l'evoluzione di questa vicenda intricata. Ma fino ad allora, ciò che possiamo fare è continuare a seguire da vicino la straordinaria storia di Lamberto Sposini, un uomo che sta dimostrando al mondo intero che la determinazione può superare ogni ostacolo.